anche qui un testo della classe, un testo quasi consumato dall'uso, però riletto da un regista molto particolare. Datato 2080 per come l'ha visto lui, perché assolutamente. Innanzitutto buonasera, grazie per averci ospitato, grazie al Teatro Carcano. Torno qua dopo qualche anno, per cui sono molto molto contenta. E complimenti, perché operare, fare teatro ora come ora è veramente complicato. Noi abbiamo un teatro a Roma, quindi sappiamo tutto, e io farei un applauso a quelli che sono tutte le persone che lavorano veramente per voi, per cui grazie. È veramente difficile, comunque ci siamo, abbiamo voglia di fare questo lavoro e siamo felici. Alfredo è franco argentino, è un regista internazionale, è una giostra. Noi abbiamo iniziato le prove con un copione, ha detto via il copione, niente tavolino, andate in piedi e improvvisate. Bene, abbiamo improvvisato, abbiamo creato uno spettacolo che sulla carta Goldoni avrebbe fatto durare 3 ore, dura 1 ora e 40. Quindi è fresco, è divertente, è moderno e nello stesso tempo contiene quelli che sono gli ingredienti di un grande testo, di una grande storia. Il bugiardo parla da solo, il titolo lo dice, non vi racconterò altro perché se non ve lo ricordate lo venite a vedere. Ci sono i costumi e le scene di Chloe Opoleschi, che è scenografa e costumista storica di Peter Brook, per cui è un allestimento enorme, ha debuttato la scorsa stagione al Festival di Napoli, sarà qua la stagione anche a Parigi e quindi avrà una bellissima vita e siamo contenti di tornare a Milano. Grazie. Mi sembra di capire che anziché un bugiardo un po' nero come quello di Vinasco, questo è un bugiardo molto fantasioso dove si fa un elogio della bugia. Sì, alla fine il bugiardo è scusato, meno male che le racconto le bugie, per cui è tutto un divertimento, ma va bene, nel senso che ci dobbiamo una leggerezza e il divertimento, lo stare bene, è qualcosa che succede qua in palcoscenico, voi che state vedendo, insomma, è una comunità. Grazie, arrivederci.